c'è posta per te. Maria De Filippi piange. Maria De Filippi, nella prima puntata dell'emotional show C'è posta per te, non è riuscita a trattenere le lacrime. La storia raccontata è stata talmente drammatica che neanche la conduttrice è riuscita a contenere l'emozione. Ospite in studio Gonzalo Higuain. Ecco le parole tristi della conduttrice. C'è posta per te ritorna con le sue storie drammatiche a scaldare il cuore di milioni di italiani. Maria De Filippi ha raccontato una vicenda accaduta ad una famiglia. La conduttrice ha spiegato che è stata contattata da una moglie e un marito, distrutti dal dolore perché avevano perso un figlio. La madre ha mandato a chiamare l'altro figlio per chiedergli scusa se si è occupata meno di lui. La signora Costanzo ha svelato che questa vicenda, dopo tanti anni di conduzione, l'ha messa in seria difficoltà. La stessa ha riferito di essere rimasta impressionata dall'amore incondizionato che avevano questi genitori nei confronti del figlio, ma soprattutto è rimasta basita per la dignità che questo ragazzo ha dimostrato nonostante il suo cuore fosse intriso di dolore. Ecco che Maria De Filippi ha confessato di essersi sciolta in lacrime e di non essere riuscita a trattenersi. In quel momento, come ospite, c'era il calciatore Gonzalo Higuain, che ha cercato di strappare il sorriso al protagonista della drammatica storia. Ecco come ha descritto Maria quell'istante. Per la prima volta, dopo tanti anni, una storia mi ha messo in difficoltà. Ed è quella che ha come sorpresa il calciatore Gonzalo Higuain. Ci hanno chiamato due genitori che hanno perso un figlio e la madre si è rivolta all'altro figlio per chiedergli scusa se si è occupata meno di lui. Mi ha fatto impressione l'amore incondizionato e questo ragazzo, che vedevo per la prima volta, era di una dignità che mi ha commosso, perché mi commuove la dignità del dolore. Lì ho fatto fatica a non piangere e non so se sono riuscita a trattenermi. Secondo voi, Maria De Filippi è una persona estremamente sensibile oppure, come la descrivono in molti, sanguinaria? A voi commenti.